Allora, Sindaco, un grande impegno e politico con le precedenti amministrazioni, portato avanti e messo a segno, se vogliamo, anche da questa giunta, anche dal punto di vista economico però. Certo. Un impegno per un investimento. Che tipo di investimento per Mesagna è questo? Beh, un investimento, mettere in condizione il corpo dei vigili urbani, quindi corpo di polizia locale, come si chiama adesso, a svolgere al meglio il proprio servizio, credo che sia doveroso. Lo aveva già messo in cantiere la giunta in casa, noi lo abbiamo completato, abbiamo aggiunto un altro impegno economico a quello già precedentemente assunto, e spostarlo e metterlo in una sede degna, idonea innanzitutto per l'attività che i vigili devono svolgere, ma anche per i cittadini, per raggiungere la sede, per interloquire con il comando di polizia municipale, con i vigili urbani. E lì tra l'altro c'erano difficoltà, oltre che ambienti piccoli, angusti, non confortevoli, la difficoltà anche per i cittadini di raggiungere il comando, perché al centro della città difficoltà di parcheggi, no? una serie di problematiche varie. Qui invece c'è la possibilità comunque da parte dei cittadini di raggiungere meglio la sede dei vigili urbani, loro possono muoversi meglio, loro possono, si trovano tra l'altro in maniera sinergica, si trovano in un triangolo, non più che un triangolo, quasi in una linea, così in due lati della città vicini si trova il commissario di pubblica sicurezza, si trova la caserma dei carabinieri, si trovano i vigili urbani, quindi la possibilità anche di interfacciarsi e di interloquire più direttamente con loro. Quindi un servizio alla comunità soprattutto. Ecco, lei diceva cambierà dunque anche la concezione dei mesagnesi, perché erano abituati ad avere proprio la sede vicino al municipio, però sicuramente andiamo anche a rivalorizzare un intero quartiere di Mesagna, anche perché grazie a questa presenza cambierà qualcosa anche in questa zona. Oltre alla presenza dei vigili, qui in questa zona tra un po' sono già in atto dei lavori, perché un'altra parte della scuola la stiamo, sarà destinata ad un centro per minori, un centro di recupero di minori con annessa palestra, un centro polivalente dove si svolgeranno varie attività, la palestra destinata all'attività di quartiere, alle associazioni locali, quindi un'intera area che si riqualifica insieme all'immobile complessivo, perché la città possa, come ho detto io nel discorso di inaugurazione, ormai non possiamo più pensare ad un punto centrale della città dove si raggruppano tutte le attività principali, il comune, i vigili urbani, la caserma, il giudice, il tribunale, il giudice di pace e altre istituzioni della polizia. La città si espande, i cittadini, i quartieri devono vivere anche con la presenza delle istituzioni, di punti istituzionali presenti nel quartiere. In un punto è il tribunale, qui sono i vigili urbani, in un altro punto è il commissario di pubblica sicurezza, in un altro punto è il giudice di pace. Ma ecco, una città che si integra anche con le istituzioni compiutamente. Chiudiamo invece con un messaggio da mandare attraverso le nostre telecamere e i nostri microfoni, un messaggio al comandante e a ogni singolo operatore di questa sera. Innanzitutto un ringraziamento per il lavoro che si svolgono quotidianamente, che è un lavoro difficile. È un lavoro difficile ma estremamente utile e prezioso per la comunità. E quindi un saluto, perché questo lavoro possa essere svolto in maniera sempre più efficiente e più efficace grazie anche ai nuovi ambienti più confortevoli messi a disposizione, e che possa essere sempre di più beneficio per la comunità mesagnese. Comandante, spazi nuovi, più ampi, ovviamente meglio distribuiti per un lavoro che sicuramente non può che migliorare. Allora, questa è una sede prima di tutto a disposizione della cittadinanza, quindi va vista in quest'ottica, sono locali ampi, luminosi, dotati di adeguata riservatezza, soprattutto a disposizione dei cittadini che verranno a trovarci per qualsiasi motivo.
Certamente è un passo, un grande passo in avanti rispetto alla situazione precedente, che pure era una situazione, una collocazione prestigiosa collocata all'interno dello stabile del comune. Però qui abbiamo gli spazi triplicati, abbiamo finalmente risolto il problema dei servizi igienici separati per il personale, quindi una situazione molto più decorosa per il personale, stanze grandi, ampie e luminose. Abbiamo risolto il problema del parcheggio. Nel passato l'amministrazione era costretta a pagare degli affitti sia per il parcheggio che per gli archivi, perché erano dislocate in tre punti diversi: il personale in una parte, l'archivio in un'altra zona e il garage in un'altra zona ancora. Adesso invece abbiamo tutto concentrato in questa nuova sede, che sicuramente offre una maggiore confortevolezza per il personale. Ecco, da quando sarà operativa al 100%? Ma già, la sede è già operativa attualmente. Noi abbiamo lasciato una postazione al municipio nella vecchia sede e il 90% del personale è già disponibile, è attivo, operativo presso questa nuova sede. Ecco, invece dal punto di vista dell'organico ci può dare qualche numero e se ci saranno delle novità? Dal punto di vista dell'organico, nel 2012 noi dobbiamo registrare tre unità in meno che si sono trasferite per mobilità presso le più vicine, diciamo, alle loro residenze. Quindi, tre agenti di polizia municipale si sono trasferiti presso altri comandi. Adesso siamo a quota 27 unità complessivamente, che comunque è un buon numero, ma stiamo prevedendo sull'amministrazione affinché nell'ambito, comunque nel rispetto delle risorse economiche che sono sempre limitate, proceda nuovamente a rimpinguare l'organico così come era fino all'anno scorso. Ecco, lei ha sottolineato nel suo discorso anche la vicinanza alla cittadinanza. Chiudiamo con un appello proprio ai cittadini di Mesagna. Ai cittadini voglio soltanto ricordare che la città viene disegnata dai loro comportamenti. Non devono aspettarsi di essere tallonati o ripresi dalle forze dell'ordine, siano essi carabinieri, polizia o vigili urbani. Non devono aver bisogno, per rispettare delle leggi, di qualcuno che li controlla. Le leggi vanno rispettate in quanto tali, in quanto esistenti. Se tutti facessero questo, avremmo delle città ideali dove non ci sarebbero bisogno degli operatori delle forze dell'ordine. Quindi gli operatori delle forze dell'ordine sono soltanto delle risorse aggiuntive che servono per far rispettare le leggi, ma tutto dipende dai comportamenti dei cittadini, quindi occorre lavorare soprattutto nelle scuole per preparare un'educazione diversa ai nostri ragazzi, affinché il cittadino consapevole si approcci al rispetto delle leggi in modo autonomo, responsabile dei propri comportamenti.